sovietica continua a espandere sia il suo potere militare che la sua influenza politica. L'Unione Sovietica assume una posizione predominante nel destino del mondo. Ma sono gli Stati Uniti a possedere il segreto dell'energia atomica. Il presidente Truman dichiara: dobbiamo avere il controllo nucleare. Le bandiere della libertà sventolano in tutto il mondo. Questa superiorità sarebbe durata poco, perché Stalin era già al lavoro su un progetto segreto. Durante le ricerche di uranio su un'isola al largo delle coste russe sudorientali, gli esperti scoprono l'E-99, nuova e potentissima fonte di energia. Desideroso di affermare la propria supremazia, Stalin stanzia fondi di sviluppo illimitati per capire le reali potenzialità della sostanza. Il direttore del progetto, Viktor Borisov, avvia le ricerche su un'isola, Katorga 12. Per le sue grandi scoperte, Borisov riceve l'ordine di Lenin. Quando Nikita Khrushchev succede a Stalin, imprime una spinta al programma e a Borisov viene ordinato di iniziare i test. Tuttavia, l'E-99 non solo è in grado di generare incredibile energia, ma è anche molto volatile. Il disastro non ha lasciato sopravvissuti. Mosca nasconde l'installazione, cancellandola dalle mappe. Nel 2010, un satellite spia statunitense viene oscurato da un'ondata radioattiva. Temendo un altro Chernobyl e insospettito dai segreti di Mosca, il Pentagono organizza una ricognizione sull'isola di Katorga 12. Siamo stati colpiti, dannazione, ripeto, siamo stati colpiti! Qui parla Titan 1. Qual è la situazione, capitano? Sono stato sbalzato fuori. Elicotteri schiantati e gli altri dispersi. Ignoro l'entità delle perdite, passo. Il satellite indica che siete a 30 click a sud di una torre radio. Portila alla sua squadra, capitano. Veniamo a prendervi. Ricevuto, signore. Squadra Spartan, se mi ricevete, passate sul canale TAC-3. Ci vediamo al punto di raccolta. L'affluenza di nuovi scienziati e tecnici su Katorga 12 è prossima allo zero. Si dice che il dottor Borisov potrebbe diventare il nuovo direttore di Katorga 12.
lavoriamo ogni giorno. Il glorioso lavoro che stiamo facendo cambierà il mondo. Siete vivi per miracolo e le orecchie ce le avete ancora. Dirigetevi alla torre radio che abbiamo sorvolato prima dello schianto. È lì che arriveranno i mezzi di recupero. Muoversi! Aiuto! Aiuto! Per l'amor di Dio, fatemi uscire! Successo? Cosa hai fatto? Cosa ho fatto? Niente. Stavo quasi per morire. Per fortuna, lui mi ha salvato. Mi ricevete? Maledizione, qualcuno! Rispondete! Rispondete e confermatemi che tutto non è ok, perché qui sto ufficialmente uscendo di testa! Mi spatteranno il manicomio, è sicuro, merda! Ok, ok, mantieni la calma. Attieniti al piano iniziale, prosegui verso la torre radio. Se qualcuno dovesse trovare questa registrazione, vi prego.
Titan 1, se mi ricevete, mi trovo in quella che pare essere una scuola e c'è un tizio che... Santa madre di... È stato un altro evento, decisamente peggiore del prima. Sei vivo! Ce l'hai fatta! Aiuto! Bastardi, passano dalle finestre! Addosso! Aprire il fuoco! Adesso apriro la porta! Io vado a sinistra, tu a destra! Pronto? Uno, due, tre! Fuoco! Ricarico! Sai, è così bello vederti, Renko. Se non fossi arrivato tu, adesso sarei morto.
Avremmo dovuto raggiungere la squadra di recupero ieri. Muoviamoci. Seguiamo il piano. Alla torre radio forse troveremo dell'equipaggiamento di fortuna. Come ha fatto l'Intel a sbagliarsi così? Questo posto non è abbandonato. Qualcosa non mi torna. Dovremmo riuscire almeno a... Andiamo. L'uniforme è leggermente diversa... Andiamo. Che diavolo? Presto, aiutami con l'arma dietro. Apri la porta e poi coprimi. Con me! Tutto libero! Renko, tu a destra, io a sinistra! Sorveglio la zona, tu cerca di aprire la porta. Ecco la torre radio. Contattiamo Titan 1 e poi via da questo circo. Con me! Allerta! Niente da fare. Controlla il posto di guardia. Cerca un altro interruttore.
Ok, ci muoviamo, dirigiti alla mia posizione. Merda, altre bestiacce. Prendi quel fucile, dobbiamo aprirci una strada. Niente male, andiamo. Un elicottero, e non è uno dei nostri, giù! Continuo la scansione per altre creature. Gesù, sembra di essere in un museo. Titan 1, qui parla Devlin 4-1, mi ricevete? Titan 1, qui parla Devlin 4-1, pronti per l'estrazione. Ancora i russi. Ripeto, qui è Devlin 4-1. Bloccano le nostre comunicazioni. Sempre i russi, sempre loro. Ma c'è qualcosa che funzioni su quest'isola? Certo che no. Questo posto è abbandonato da quasi 50 anni. O almeno avrebbe dovuto esserlo. E questo chi è? Questi tizi non sembrano amichevoli. La giornata prende una brutta piega. Zanier, dove c'è posizione? Ricarico.
Capitano Renko. Sei il Capitano Renko, dico bene? Non essere così sorpreso. Il tuo nome è scritto sull'uniforme. Affascinante debolezza americana individualista. Ora avrei delle domande per te. Non avrei risposte a parte nome, grado e matricola, Ivan. Ripassati la convenzione di Ginevra. Mi sono sbarazzato di quell'irritante ostacolo anni fa. Visto? Siamo ufficiali dell'esercito americano. Voglio parlare con la mia ambasciata. Credo che questo sia impossibile per svariate ragioni. L'ambasciata? Voglio... Molto meglio. Come hai fatto a non invecchiare per oltre 50 anni? Può esserci una sola spiegazione. Il CMT, dov'è? Corri, Renko, dirigiti subito verso la porta. Passa dalle porte aperte. Corri, corri! Daniel Renko. Mio Dio, sei qui. Come aveva detto il Mir 12. Avrai molte domande, ma non abbiamo abbastanza tempo. Presto, di qua. Mi chiamo Catherine. Appartengo a un'organizzazione nota come Mir 12. Siamo il Mir 12. La nostra missione è rivelare la verità che è stata nascosta al mondo intero. Nel 1950, sull'isola di Katorga 12, venne costruita una base di ricerca militare. Tutt'oggi il governo nega la sua esistenza. Ma è una menzogna. Secondo documenti top secret di cui siamo entrati in possesso, la base era preposta alla ricerca del minerale E-99. Il programma di ricerca E-99 era diretto da due uomini, il dottor Viktor Barisov, ricercatore di alto livello nella fisica quantistica. Non visse così a lungo da vedere i risultati del suo lavoro. Pare sia morto in un incidente di laboratorio poco chiaro. Quest'uomo subentrò a Barisov per dirigere la ricerca. Egli intendeva condurre la Russia in una guerra per la dominazione mondiale. Una guerra da vincere con armamenti speciali sviluppati su Katorga 12. Oggi lo conosciamo come il cancelliere Nikolai Denichev, leader del governo mondiale. Gli eventi intorno all'ascesa al potere di Denichev sono tuttora un mistero. La nostra organizzazione è in possesso di un diario che sostiene che Denichev è un impostore e pone diversi interrogativi su Katorga 12. Cosa accadde laggiù perché Denichev divenisse cancelliere? Cosa avrebbe potuto causare una tale distruzione e uccidere così tante persone? Gli indizi portano a questa struttura su Katorga 12, la singolarità. Che cos'è la singolarità? Il diario afferma che sarà un uomo a darci le risposte. Il capitano Nathaniel Renko. È nostro compito localizzare il capitano Renko e aiutarlo nella sua missione. Siamo il Mir 12. Scopriremo la verità. Uno scienziato del progetto Singolarità costruì un rifugio segreto. Lo devi trovare. Passa di là. Ecco, rice trasmittente con GPS. Ora vai!
Fai attenzione. Le radiazioni causate dalla singolarità hanno mutato le persone che vivevano qui. Tieni gli occhi bene aperti. Sotterraneo c'è un congegno chiamato CMT. Venne inventato dal dottor Barisov, uno degli scienziati che lavorava qui negli anni 50. Ah!
prego! Non voglio morire così! Stando alle informazioni del MIR-12, in questo edificio c'è un ingresso nascosto che conduce al rifugio. Trovalo! Alterare il tempo si sono rivelati fondati. Nell'ultimo esperimento, un seme di granturco ha raggiunto la maturazione in soli 3 giorni. Il tuo segnale è debole, quindi credo che tu abbia trovato il rifugio segreto. Contiene il congegno per cui Demichev ha ucciso il tuo amico, il CMT. I miei saluti, stimati colleghi e membri del Politburo. Io sono il dottor Viktor Barisov e sono a capo della ricerca su Katorga 12. Le analisi sull'E99 si stanno rivelando più proficue del previsto. La scoperta più recente è che l'elemento può essere usato per alterare età e stato degli oggetti. Questo è il test 143 del congegno di manipolazione temporale, comunemente chiamato CMT.
Come vedete, il CMT è in grado di riportare gli oggetti allo stato originario o di invecchiarli rapidamente. Bisogna fare attenzione a non puntare il congegno contro un essere vivente. Gli effetti sono molto sgradevoli. Ho già iniziato a lavorare a una versione ridotta del congegno. Sfortunatamente il CMT funziona solo con oggetti che sono impregnati di E99. Sto facendo passi da gigante con la mia ricerca e continuerò a farli per la vittoria comunista. Sono il dottor Barisov e questo è il registro del progetto di ricerca per Mosca relativo alle possibili applicazioni del congegno di manipolazione temporale. Ora, il congegno, o CMT come lo chiamo io, utilizza un alto... Renko, ti rilevo sul GPS. Spero davvero che tu abbia con te il CMT. Devi usarlo per tornare indietro nel 1955 e impedire a Demichev di uccidere Barisov. È l'unico che sa come ripristinare la storia così come dovrebbe essere. Thank you.
Dovresti essere vicino a una fenditura, una lacerazione nel tempo. Si sono formate dopo l'esplosione della singolarità e l'isola ne è piena. CMT? Come? Mi hai salvato la vita. Hai con te il CMT? E sei un americano. Qualcosa deve essere andato davvero storto. Seguimi. Voglio i miei appunti. Uomini di Demcher! Riesci a occupartene?
Sapevo che Demichev si sarebbe infuriato quando ci rifiutammo di lavorare sulla singolarità, ma... mai avrei pensato che sarebbe arrivato a questo. Prendo i miei appunti. Dannazione, non vuole aprirsi! Il CMT agisce sul processo di invecchiamento degli oggetti, rendendoli, in parole povere, più vecchi o più giovani. Anche una cassaforte si deteriora col tempo. Abbiamo poco tempo. Per favore, usa il CMT sulla cassaforte. Ecco, prendi questo. È un prototipo di arma dell'E-99. È ancora piuttosto instabile, ma sono certo che potrà tornarti molto utile. Ancora un piccolo sforzo. Qui le nostre strade si dividono. Non preoccuparti per me. Mi metterò al sicuro in quella torre. E stanne certo, ci incontreremo ancora. Attiva quella fenditura con il CMT. Ti riporterà indietro nel tuo tempo. Capitano Renko, stento quasi a crederci. Ho
aspettato 50 anni per rivederti. Ma per te si è trattato di pochi secondi, vero? Ricordi la torre in cui volevo rifugiarmi? Sono tornato là. Mi è sembrato il posto migliore. Vieni in fretta, abbiamo molto di cui parlare. E tieni gli occhi aperti. Ho mandato un amico a prenderti. Alla fine, capitano, dovrai trovare un elevatore che ti porterà al piano superiore delle divisioni amministrative. Tutte le altre strade sono bloccate.
Devi prendere l'elevatore per il piano superiore. Dovresti vedere lo spiazzo che dovrai attraversare.
ищите дальше! Это Альфа, докладываю. Это область чиста. Где помощь? Убейте его! Ищите дальше!
Bug! Dannazione! Ci sono quasi! È aperta! Andiamo, Renko! Sì, solo un momento. Recinzione attiva. Aspettiamo l'elevatore. Sta arrivando. Dottor Barisov, non c'è corrente. Renko, dobbiamo tenerli alla larga finché Barisov non ripristina la corrente. I generatori si stanno attivando. Renko, usa il CMT per rigenerare i giunti di corrente sulla recinzione. Questo ci farà guadagnare tempo. Funziona, l'ho appena sistemato. L'elevatore sta per arrivare. Finalmente! Forza, Renko, andiamo alla torre! Di qua, Renko! Ottimo lavoro laggiù, Renko. Sei uguale allora. Straordinario. Avrai capito che il flusso temporale è stato alterato. La Russia domina il mondo e Demichev è il cancelliere. Ecco, lascia che ti mostri cos'è accaduto al mondo dopo che hai salvato Demichev da quell'incendio. Dal momento in cui inventai il CMT, Demichev lo ha sempre bramato. Mi chiese di darglielo affinché potesse usarlo nelle sue ricerche. Quando mi sono rifiutato, ha etichettato come traditori me e tutti coloro che non volevano collaborare.
fosse stato per te, mi avrebbero ucciso. Demichev era ossessionato dalla potenza e dalle potenzialità della singolarità. Ma pochi mesi dopo la sua attivazione si verificò un terribile incidente. La singolarità esplose, uccidendo migliaia di persone, quelle che considero fortunate, poiché ai sopravvissuti toccò un destino peggiore della morte. Le radiazioni dell'E99 mutarono ogni essere vivente sull'isola, umani inclusi. L'isola venne messa in quarantena e poi abbandonata. Ma non prima di avviare la produzione in massa dell'E99 e di applicarlo a tutto, dai microonde ai veicoli, fino ad armi più potenti della bomba atomica americana. In seguito a questo successo, Demichev riuscì nella sua scalata al potere, predicando l'idea che la Russia ormai avesse un vantaggio tecnologico da impiegare in modo rapido e spietato. E il premier Khrushchev fu d'accordo. La Russia lanciò un attacco preventivo contro gli Stati Uniti, devastando l'intera costa orientale con una singola bomba E-99. Vennero lanciati attacchi in contemporanea in tutta Europa. Germania, Francia, Inghilterra. Nessuno avrebbe potuto rivaleggiare con le armi speciali delle truppe sovietiche. Nel giro di 6 mesi, il mondo intero era sotto il controllo di Khrushchev. Ma non per molto. Demichev, grazie a una pletora di sostenitori, scalzò Khrushchev e si autonominò cancelliere a vita. Come si evince, il flusso temporale è stato alterato, ma può essere corretto. La singolarità è la chiave. Grazie a essa, Demichev è salito al potere e la Russia ha dominato il mondo. Se distruggi la singolarità nel passato, la storia si correggerà. Ma la singolarità può essere distrutta soltanto da qualcosa con uguale potenza. La bomba E-99 che Khrushchev bramava. Ce n'è una a bordo della nave da carico affondata quando esplose la singolarità. Ma è meglio fare un passo per volta. Prendi quell'elevatore giù fino alla vecchia ferrovia. Da lì dovrai dirigerti verso il molo. Catherine e io cercheremo di aiutarti.
Accidenti. Hanno ordinato un'evacuazione generale, ma non posso andarmene finché non sono... Quassù! I nemici hanno attaccato la torre! Catherine li ha distratti mentre venivo qui! Ci è mancato davvero poco! Vieni su! Abbiamo molto di cui parlare! Di Piotr Nikolsky. Su Katorga 12 si è scatenato l'inferno. Alcuni di noi hanno fatto gruppo per cercare di sopravvivere.
Quassù! Dobbiamo parlare! La rapidità è tutto, capitano. Demichev sta stringendo la morsa e potrebbe catturarla a breve. Prendi quel binario. Ti condurrà al molo. Una volta lì dovrai recuperare la bomba E99. Con essa correggeremo il flusso temporale. Capitano, la strada è bloccata, ma se scendi con questa scala potrai riparare la gru. Poi io ti porterò dall'altra parte. Dannazione! Demichev sa che sei qui! Fai in fretta e ripara la gru, così potrò portarti dall'altra parte! Puoi sistemare la gru usando questa scala, capitano. Thank you.
Purtroppo ci siamo accorti troppo tardi che le creature sono cieche. Alexei è morto invano. Se solo le avessimo superate in silenzio, adesso sarebbe ancora vivo. Continua. Non dovremmo essere molto lontani. Thank you.
Attenzione, le pattuglie di Demeter ci cercano dappertutto. Guardia che blocca la strada. Puoi spararle. Prendi l'arma, ti tornerà utile. Splendido, è bloccata. Provo a passare da quel condotto. Dammi una mano, forza! Ah, grazie. Sembra che possa aprirla dall'altra parte. Deve essere parecchio tempo che nessuno mette piede qui. Credo di vedere qualcosa. Di qua, Renko.
l'anello di controllo. Vediamo se funziona. Deve esserci qualcosa che blocca la porta dall'altra parte. Ce la fai ad aprirla? Maledetto Demicev e i suoi esperimenti. Siamo rimasti soltanto in tre. Stiamo esaurendo cibo e munizioni. Mi è impossibile non ammirare l'efficacia assassina di queste creature. Non riesco davvero a immaginare cosa avrebbe potuto fare l'Unione Sovietica se questi esperimenti fossero stati condotti con maggiore controllo. L'Occidente si sarebbe inchinato dinanzi alla nostra potenza. Esserci qualcosa che blocca la porta dall'altra parte. Dobbiamo raggiungere la locomotiva. Seguiamo i binari e... Merda! Attento, Renko! Bel colpo, Renko!
Kotaku! Uccidete! Sei arrivato appena in tempo. Slegami presto. Grazie. Ora andiamo al molo e troviamo quella bomba. Non ci arrivo! Mi serve aiuto!
Ottimo lavoro, Renko. Dottor Barisov, mi riceve? Dottor Barisov, risponda! Temo che il segnale non sia abbastanza forte. Siamo quasi arrivati al molo. Secondo il dottor Barisov, la bomba E-99 è su una nave chiamata La Perla. Per fortuna che il treno ha retto. Sarebbe stata una bella scarpinata. Sono felice di averti conosciuto, sebbene sia stata l'esperienza più terribile della mia vita. Tu vai avanti e trova quella nave. Io resto qui a cercare di contattare il dottor Barisov. E fai in fretta. Demichev ci sta alle calcagna.
Elicottero in arrivo. Fai attenzione. Запомните, на корабле введен строжайший карантин. Ho perso il tuo segnale. Sono riuscita a parlare con Barisov. Il capitano Renko deve avere vissuto un'altra anomalia temporale, probabilmente imputabile alla bomba E99. L'immersione nella baia potrebbe averla resa instabile. Quindi la nave è sul fondo della baia. Qual è il piano adesso? Semplice. Renko può usare il CMT. Capitano, sul molo c'è una piattaforma di amplificazione danneggiata. Ripara le celle energetiche sotto di essa e potrai ripristinare la perla.
Capitano! Hai ripristinato la perla! Riesco a vederla da qui! Catherine e io stiamo andando al molo, ma non aspettarci! Cerca la bomba nelle stive sotto il ponte! Vai in fretta, Renko. Il ripristino della nave avrà attirato l'attenzione di Demichev. Degli elicotteri si dirigono verso di noi. Devi sapere che l'effetto del CMT non dura a lungo sul progetto grande. La nave affonderà di nuovo. Devi andartene insieme alla bomba più in fretta che puoi. Siamo al molo, ma gli uomini di Demichev sono dappertutto. Gli elicotteri stanno schierando soldati sulla nave. Resta allerta. Yeah.
Svietoński! Vedo che sei nella stiva. Eccellente! La bomba non dovrebbe essere lontana. Laggiù! Catherine, ferma! Dove stai andando? Vado alla nave! Renko, sarò lì tra un attimo e attirerò l'attenzione dei soldati.
nave sta affondando e gli uomini di Demichev hanno circondato la stiva. Per noi è finita. Non ancora. Prendi la bomba, Renko. Li terrò occupati, così tu potrai scappare. Capitano Renko, grazie a Dio sei tutto intero. Qui, lascia che ti aiuti. Ce l'hai fatta. Hai preso la bomba E-99. Possiamo ancora sperare. Ti sei svegliato. Mi duole informarti che Catherine... Beh, ho cercato di fermarla al molo, ma non ha voluto ascoltarmi. Voleva tirare il fuoco dei soldati per assicurarsi che tu riuscissi a fuggire con la bomba. Le hanno sparato non appena la nave ha iniziato ad affondare. Catherine è morta. Ma non permetteremo che il suo sacrificio sia stato vano. Dobbiamo riuscire a fermare Demichev. Sfortunatamente la bomba che hai trovato non è completamente carica. Devi recarti al fornello. Fa parte della struttura dove si trova, o meglio, dove si trovava quello che ci serve. Fa presto, capitano. Demichev ormai ci sta addosso. Dopo l'esplosione della singolarità, le gallerie di servizio vennero usate come obitorio improvvisato per morti e infetti. Non sarà semplice.
Stai arrivando nella zona di trattamento dell'E99. Gli uomini di Denichev non oserebbero avventurarcisi. Stavo portando in salvo un gruppo di civili quando siamo stati attaccati. Al GPS sei uscito dalle gallerie di servizio, il che significa che dovresti riuscire a vedere il fornello. È un'enorme struttura sferica piuttosto lontana. Per arrivarci dovrai riparare il ponte e per farlo devi attivare la piattaforma di amplificazione CMT. Ripristina l'alimentazione, cerca un interruttore. Dovrai aumentare la potenza usando il generatore a idrogeno. Thank you.
Demichev si sta avvicinando. Devi fare attenzione, capitano. Thank you.
Devi fare in fretta, capitano! Gli uomini di Demichev ti stanno addosso! Piattaforma di amplificazione si sta attivando. L'accensione del generatore deve avere attirato gli uomini di Demichev. Torna al ponte, più in fretta che puoi! Thank you.
presto! Usa il CMT con la piattaforma! Ripara il ponte! Non abbiamo molto tempo! Ti hanno visto! Attraversa il ponte, raggiungi i cancelli! Va! Demichev ha un camion zeppo di soldati in arrivo verso di te dal ponte. Se il passaggio è chiuso, dovrai trovare un'altra strada. C'è un ingresso passando dall'impianto di deposito. Fa attenzione. L'intera zona venne isolata dopo una fuga di gas E99. Ignoro cosa tu possa trovare laggiù. L'isolamento avvenne rapidamente. Alcuni rimasero chiusi dentro. Dio solo sa come il gas li abbia conciati. Pro-
Procurati una maschera antigas, amico mio. Sono vicini alla tua posizione. Sto iniziando a perdere il tuo segnale. Cambio turno tra 30 minuti.
devi sbrigarti! Trovate una maschera antigas ed evacuate l'impianto immediatamente. Non è un'esercitazione. GPS indica che ti trovi all'esterno dell'impianto di deposito gas. Procedi. Gli uomini di Demicev hanno piazzato delle recinzioni di sicurezza lungo il perimetro. Trova un avamposto, dovrai disattivarle. Удалось установить личность убийцы. Говорят, он часть какой-то экспериментальной группы. Yeah.
99 grezzo veniva caricato su carrelli per il trasporto al fornello. Quei carrelli sono l'unico modo per entrare. Dovresti essere nell'impianto. Lì è stato trattato così tanto E99 che le fenditure temporali si creano naturalmente. Trova una fenditura. Torna nel 1955 il più presto possibile. Sei addentrato abbastanza, dovresti vedere una fenditura temporale. Usala e trova il codice di attivazione per ricaricare la bomba E99. Il dottor Petrov lo tiene nel suo ufficio. Vorrei che ci fosse un modo più semplice, capitano.
cercato di uccidere il dottor Demichev! Sapevamo che saresti tornato! Sicurezza! L'assassino è nel mio studio! Tutte le squadre di sicurezza a posto nel settore 6G! Yeah.
Эвакуация immediata. Capitano, sei vivo e la bomba è completamente carica. Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo raggiungere il reattore, su! Subito. Prendiamo la ferrovia. Ci porterà alla torre della singolarità. Prendi quello che ti serve e poi ce ne andiamo. Siamo quasi alla singolarità. Demichev crede che il CMT che indossi sia in grado di contenerla, ma si sbaglia. Come può Demichev anche solo pensare che una tale potenza possa essere controllata? Dobbiamo arrivare là prima che Demichev ce lo impedisca! A causa della singolarità, questa zona è stata devastata dalle distorsioni temporali! Dobbiamo stare attenti. Le onde energetiche sembrano causare l'intromissione del 1955 nei nostri giorni. Sembra che le distorsioni stiano influenzando l'attuale flusso temporale. Il tempo ha ulteriormente distorto le creature. Seguimi!
Diario del dottor Nikolai Demichev. Forse ci stiamo avvicinando all'epicentro. Il tempo stesso sta impazzendo. Il tempo stringe. Dobbiamo dividerci. Io resto a preparare l'equipaggiamento. Tu va al mio laboratorio. Stavo lavorando a un potenziamento del CMT che ti consentirà di creare una fenditura grazie alla singolarità. Poi dovrai tornare nel 1955 e correggere il flusso temporale. Ora va, capitano. Cerca il mio laboratorio. Là troverai un potenziamento per il CMT cui stavo lavorando. Singolarità il prima possibile. Io sono là. Aspetto solo di rivederti, Renko. Anche dopo tutti questi anni sono ancora pieno di energia.
forse riesco ad aprire la porta per te. Questo è il luogo dove ristabiliremo la storia. Usa il CMT sulla singolarità e apri una fenditura sul 1955. Poi distruggi il reattore con la bomba E99. Una volta distrutta la singolarità, verrà ripristinata la verità storica. Ora va, capitano. Buona fortuna.
sei divertito a ripercorrere il viale dei ricordi, capitano? Sembri sorpreso. Tutti quegli sforzi per distruggere la singolarità e non dovevo fare altro che ricostruirla. Ora, dammi CMT. No, Renko! Ci sfugge qualcosa, ma non è ancora chiaro. Possiamo sistemare le cose. Solo i vincitori riscrivono i libri di storia. E voi l'avete perso. Solo i vincitori riscrivono i libri di storia. Ho capito! Non è la singolarità il problema. Sei tornato indietro nel tempo e hai impedito che Demichev venisse ucciso nell'incendio. Ricordi? Devi cambiare ancora. Demichev non deve vivere. Non funzionerà. Ci avete già provato. E avete fallito. Non ricordi chi altri c'era laggiù, capitano Renko? Che Demichev! L'altro uomo eri tu. Ha ragione, capitano. Tu sei l'anomalia. Il che significa che l'unico modo per correggere il flusso è fermare te stesso. Vuoi dire uccidere se stesso? Stai chiedendo a un uomo di sacrificare se stesso per qualcosa su cui ti sei sbagliato? Quante volte ormai? Non sono sicuro che tu sia un'autorità attendibile, Barisov. Renko, non dargli ascolto. Tu puoi salvare il mondo. Così dice lui. Ma capitano, pensa a quello che eri prima di tutto questo. Un fuoco nell'alveare. Posso offrirti una vita diversa. Tutto ciò che desideri. Dove e quando vuoi. Dammi il CMT. E aiutami a dominare il mondo. È questo il mondo di cui vuoi far parte, Renko? Guardati attorno. Guarda tutta la sofferenza che ha causato quest'uomo. Tutti i leader visionari hanno dei lati oscuri. Renko, lui non è un leader. È un brutale assassino, un dittatore. Devi fermarlo a qualunque costo. Usa il CMT sulla singolarità, torna indietro nel tempo e suicidati. Questo è quello che io chiamo un'offerta allettante. Oppure... puoi dimostrare la tua fedeltà a me uccidendo Barisov. E io ti offrirò un potere illimitato. Fai la tua scelta, capitano. Mio Dio! No! Capitano! Con il dottor Barisov e il cancelliere Demichev morti, la conoscenza dell'E99 di Katorga 12 perisce con loro. Tu scompari e diventi una leggenda negli anni a venire. Sono in molti a credere che tu non sia nemmeno esistito. Che fine abbia fatto il CMT? Non è dato saperlo. Passano settimane prima che i corpi di Demichev e Barisov vengano trovati. I due omicidi restano senza colpevole. La morte del cancelliere Demichev è il primo passo verso la fine della dominazione russa sul mondo. La Russia si divide in fazioni, in competizione tra loro. Conflitti esplodono in tutto il mondo. Le vittime sono milioni. Grazie alla ritrovata libertà, il Mir-12 accresce la propria potenza e influenza. Prosegue la sua lotta contro l'esercito russo e nel contempo dà la caccia all'assassino del dottor Barisov, che a oggi resta ancora senza un nome. Con la rimozione del CMT da Katorga 12, la singolarità diventa instabile. Una potente esplosione distrugge la costa orientale della Russia fino a raggiungere lo stato prigione dell'Alaska. Un gruppo di creature di Katorga 12 fugge dalla Russia e invade la nuova Cina. Ci sono voci che parlano di un esercito segreto in ascesa negli ex Stati Uniti. Il suo leader resta un mistero, ma si dice che scateni devastazione su tutto ciò che intralcia il suo cammino. Si ritiene che i suoi piani riguardino la dominazione del mondo. Il suo seguito cresce di giorno in giorno. Alcuni dicono che sia dotato di un incredibile potere, come se controllasse la mano di Dio.